Buongiorno a tutti, siamo qui con Cristian Cenci, uomo partita di Fossano Acherese. Il tuo Eurogol ha deciso questa partita. Ti chiedo emozioni e sensazioni a caldo dopo questo match. Oh, sicuramente bella sensazione, belle emozioni, però la cosa bella di oggi non è sicuramente il mio gol da 25-30 metri, quelli che sono, l'atteggiamento, lo spirito. Noi dobbiamo affrontare ogni partita con questa mentalità qui. È una questione di mentalità. Noi venivamo da due partite brutte, risultati negativi, le difficoltà ci sono e ci saranno sempre nella stagione in generale. E uno determina il suo andamento in base a come affronta le difficoltà. Io sono abituato, e l'ho trasmesso anche alla squadra, ad affrontarle di petto, a prendere bene le situazioni, sempre col sorriso, con entusiasmo, anche nei momenti difficili. E quindi oggi siamo stati bravi, abbiamo interpretato bene la gara, sono stato fortunato anche a trovare il gol. Quindi questa è la strada e questo è l'atteggiamento da cui ogni domenica noi dobbiamo ripartire. 3 punti molto importanti, come hai detto tu, vi permette anche di ripartire dopo un paio di sconfitte che erano rimaste un po' lì al Fossano. Ti chiedo se questo è l'atteggiamento che poi serve anche per le prossime e da oggi cosa vi portate poi alla sfida contro l'Imperia. Sì, sicuramente questi sono 3 punti fondamentali. Noi abbiamo 6 punti, penso che a livello di pronostici 4 partite, 6 punti, penso che è l'andamento giusto che il Fossano deve mantenere in questa stagione. Io penso che da questa partita cioè noi dobbiamo ripartire da qualsiasi tipo di atteggiamento. Siamo partiti bene, tutti belli, compatti in 20-30 metri, non siamo mai sfaldati, quindi è stata una partita, come definisco io, per la categoria perfetta. Noi siamo una squadra giovane, una squadra tra virgolette anche in certi momenti con poca esperienza, oggi l'abbiamo messa tutti e quindi questa è la categoria e noi ogni partita, se vogliamo raggiungere l'obiettivo, dobbiamo affrontarla con questa mentalità qui. Cantavano Cen Ciao, meravigliava negli spogliatoi. Ti chiedo se hai una dedica particolare per il gol che hai fatto e come sta andando con questo gruppo. Man mano si sta sempre di più costruendo una squadra forte, compatta e poi man mano diventa sempre più decisiva. Sì, sicuramente. Allora, per quanto riguarda la dedica, penso si sia notato, è venuta la mia ragazza, la Lucia, quindi ho un rapporto intenso, ho un bel rapporto con lei, quindi mi segue, mi sostiene e mi accompagna in qualsiasi mia scelta, quindi penso che sia doveroso e obbligatorio dedicargli il gol. Poi oggi c'era anche, quindi combinazione perfetta. Grande. Il gruppo, come ho detto prima, è giovane. Io mi batto ogni giorno per cercare di trasmettere determinati valori, perché alla fine, alla lunga, per raggiungere un obiettivo importantissimo come per Fossano, come la salvezza, bisogna avere e bisogna, bisogna comunque avere dei valori importanti. Io cerco di trasmetterli ogni giorno e i ragazzi rispondono bene, sono carichi, ambiziosi e ogni tanto in cerco, come dico, mi fanno incazzare, come fanno incazzare un po' tutti, però siamo un grande gruppo e anche oggi prima della partita gliel'ho ripetuto più volte e quindi sono contento che abbiamo risposto alla grande dopo qualche piccola critica che si era posta nei confronti dopo le ultime 2 partite.